Ciao a tutti, oggi andiamo a preparare una semplice ricetta, l'elisir al tè. Allora, in descrizione trovate già tutti gli ingredienti, io li ridico nuovamente. Allora, ci servirà una bustina di tè, io in questo caso sto utilizzando il bustina di tè nero, voi potete utilizzare o tè classico, oppure alla cannella, al limone, frutti di bosco, pesca, limone, come meglio preferite. Quindi, una bustina di tè. 500 g di alcol etilico per dolci, come gradazione 95-96, dipende da quello che trovate in commercio. Poi 1,5 litri d'acqua e 500 g di zucchero semolato bianco. Voi potete utilizzare anche lo zucchero di canna se piace il sapore della melassa. Allora, per cominciare, io già in precedenza avevo fatto il tè normalmente. Quindi con un pentolino fate bollire il tè, non appena bolle ci spegnete, quando è ancora caldo aggiungete i 2 cucchiaini di vanillina, non appena li aggiungete lasciate completamente raffreddare, non appena il tè è completamente freddo o comunque a temperatura ambiente possiamo imbottigliare. Per imbottigliare è semplice. Basta comunque mettere prima tutto il tè nero, in questo caso io ho fatto al tè nero, l'alcol, abbiamo finito. Basta imbottigliarlo, non appena viene imbottigliato vi dico quanto farlo riposare. Eccoci giunti alla fine. Questo è il risultato finale dell'imbottigliamento. Mi è venuto un elisir un po' blu perché non mi ero accorto che il tè che avevo era tè nero alle more anche. Quindi ecco il perché di questo colore. Allora, questo elisir si conserva benissimo per circa 2 anni. Dopodiché, meglio farlo nuovamente, comunque perché la ricetta è molto semplice, basta il tè. Lo zucchero, l'alcol. Se questa ricetta dell'elisir al tè vi è piaciuta, iscrivetevi al mio canale, basta cliccare su questo pallino, oppure seguite tutte le altre mie ricette qui. Commentatemi su YouTube, seguite le altre mie ricette e anche su Instagram e sul mio canale internet. Alla prossima ricetta!